È tornata al cimitero di Noto la salma di Lele Scieri, il parà di leva siracusano ucciso nel 1999 alla caserma Gamerra di Pisa. Questa mattina le operazioni di tumulazione dopo l'autopsia che ha portato alla riapertura delle indagini riguardo la sua morte, si ricorda, fu trovato morto nell'agosto del 99 sotto le torrette della caserma. Non servirà a tornargli indietro la vita, ma la dignità di Emanuele Scieri non potrà così mai più essere scalfita, lo ha dichiarato questa mattina il sindaco Corrado Bonfanti. Insieme alla madre di Lele, Isabella, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l'onorevole Sofia Moddio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta riguardo la morte di Lele Scieri, Carlo Garozzo, presidente dell'associazione Giustizia per Lele, e l'avvocato Alessandra Fornari. La salma, che era stata riesumata il 14 maggio del 2019 per permettere un'ulteriore autopsia su disposizione della Procura di Pisa, che ha riaperto le indagini sulla morte del parà della Folgore, da oggi quindi è ritornata a casa nel cimitero monumentale di Noto. Emanuele riposerà accanto a papà Corrado, scomparso nel 2011.